Meritese Borgo Grecanico 0-0, ne parliamo con Enzo Napoli, l'allenatore del Borgo Grecanico Under 19. Allora, intanto faccio i complimenti a tutte e due le squadre, perché essendo un derby agonisticamente è stato affrontato nella maniera più giusta. Il risultato forse poteva andare meglio per noi, comunque accettiamo, visto gli infortuni che abbiamo avuto in campo, lo 0-0 e andiamo avanti con questa striscia positiva della società Borgo Grecanico. Anzi, vi invito tutti quanti sabato per l'incontro abbastanza delicato e importante con lo San Giorgio di prima categoria. Un pareggio, sia pure a reti inviolate, che fa classifica e anche morale. Ma diciamo che noi non è che puntiamo tanto alla classifica, puntiamo più a valorizzare i nostri ragazzi. Sicuramente stiamo cercando di sfruttare questa fascia positiva della prima squadra e noi siamo dietro a seguirli e speriamo per un lungo periodo, anche perché il prossimo martedì abbiamo il piacere di giocare contro il Bocale, quindi questo ci può servire per fare ancora una bellissima partita. Sentiamo anche il commento del giovane allenatore della Polisportiva Melitese, il dottor Giuseppe Macheda. Buonasera a tutti. Fondamentalmente, come si sapeva, come avevo detto ai ragazzi, sarebbe stata una partita tirata, perché il derby è sempre una partita particolare, purché io abbia detto ai ragazzi che vale sempre 3 punti come le altre, però so che i ragazzi ci tengono e la sentono la partita da entrambe le parti, quindi è normale che sia venuta fuori una partita. Secondo me a livello tecnico non si è visto tanto, nonostante entrambe le squadre, perché sia noi che loro, secondo me si poteva esprimere di più e vedere una partita più bella, però il derby è il derby, è una partita che si gioca anche sui nervi. Finita 0-0, potevamo segnare noi, potevano segnare loro, è andata così. Comunque l'importante è che sia stata una bella partita, corretta fondamentalmente, perché pur se dura, secondo me è stata una partita corretta, perché ci sta nel gioco del calcio ricevere un colpo, ci sta anche darlo. Bisogna incassarlo e andare avanti. La partita è stata corretta, nulla da dire. E un complimento a entrambi i ragazzi e a entrambe le società per lo spettacolo che è stato offerto. Il bon ton, il fair play, il galateo, anche a termini di regolamento e di statuto della FIGC Lega di Catanzaro, ha retto bene per tutti quasi 100 minuti. Sì, però l'importante è quello fondamentalmente, perché sono ragazzi, l'obiettivo è che crescano e che il calcio gli riesca a trasmettere dei valori. Poi si vinca o si perda è una cosa che passa in secondo piano. Ovvio, fa piacere vincere, si gioca per vincere, però sempre rispettando le regole e rispettando gli avversari. Un salto di qualità per il calcio melitese con una vetrina, il campionato regionale Calabria Under 19. Sì, però già la maggior parte dei ragazzi già aveva partecipato a questo torneo, perché l'anno scorso e 2 anni fa l'aveva fatto con la calcistica. Molti dei ragazzi sono passati alla calcistica, sono passati alla Melitese, quindi diciamo che era una vetrina che già era presente sul territorio, sia per quanto riguarda la parte della Melitese adesso che ha incorporato i ragazzi della calcistica, che per quanto riguarda il Borgo, che anche non è il primo anno che partecipa al campionato regionale Under 19. Comunque penso che sia un aspetto positivo che su un territorio di Melito si ricomincia a respirare calcio che conti, perché sia loro in prima che noi in seconda cerchiamo sempre di dare il massimo e portare lustro al paese, portando anche i valori dove si va a giocare. Mister Antonio Cormaci ha gridato per quasi tutta la partita come Alfredo Germon, la Traviata alla Scala di Milano. No, ho gridato tantissimo, però sempre un derby, c'erano tutti i ragazzi di Melito, è stato un bel derby, alla fine il risultato può accontentare tutti. Noi possiamo recriminare su un palo, su una traversa, però non importa, perché l'importante è che sia stata una bella pagina di sport a Melito. Abbiamo bisogno di queste cose, quindi qualche parola ci sta poi alla fine, però l'importante è che si sia cercato di giocare a calcio. Tutte le due squadre hanno dato il meglio di loro, quindi
Diciamo che può essere un punto di partenza per il calcio melitese, avere a disposizione due squadre junioris a questi livelli è una cosa bella, una cosa importante. Prossimo turno, abbiamo detto il Bocale. Sì, il Bocale in casa. Una bella vetrina per tanti giocatorini, tra virgolette. Sì, sì, il Bocale è una squadra forte, una squadra che fa sempre la juniors, quindi non la scopriamo sicuramente noi. Noi abbiamo fatto questo campionato per far crescere i nostri ragazzi. È vero che abbiamo 3,99 di qualità, però è pur vero che giochiamo con 2003-2002 e quindi cerchiamo di trovare la giusta alchimia, la giusta quadratura e nello stesso tempo cercare di vincere qualche partita e nello stesso tempo far crescere i nostri ragazzi. Prima categoria girone D e campionato regionale Calabria Under 19, ma c'è qualche altra cosa che bolle in pentola? Sì, sabato dopo la bella affermazione a Cinque Frondi andiamo a incontrare sabato alle 15.30 una delle squadre più forti, secondo me che è il San Giorgio, quindi è una partita che dobbiamo giocare non bene ma benissimo per poter fare il risultato. E a quanto riguarda il gioco femminile? Il gioco femminile ci stiamo lavorando, non è facile convincere molte ragazze che sono abituate a giocare a calcio a 5, quindi per loro sembra un passo magari troppo lungo, però cercheremo di farla, cercheremo di portare il calcio femminile a 11 a Melito. Fermo restando tutti gli altri campionati, quindi scuola calcio, allievi, giovanissime, esordienti, eccetera. Sì, a breve inizieranno i campionati allievi e giovanissimi, poi gli esordienti, i primi calci, i pulcini, quindi mi farò i capelli come Bruno Taverna. Mister Demetrio Romeo ha allenato decine di squadre nella sua lunga e gloriosa carriera e quest'anno, in attesa di sapere se il Rogudi parteciperà o meno al campionato di terza categoria, anzi pare di no, secondo le ultime voci che circolano, comunque lui è rimasto sempre in zona. Sentiamo il suo commento su questa partita. Per la prima domanda del Rogudi credo che sia ufficiale che non la farà la terza categoria, non faranno la squadra. Per la partita, ti dirò la verità, non mi è piaciuta, non so il motivo, forse sarà perché la tensione era talmente alta, perché era un derby, nessuna delle due voleva perdere e forse non hanno sviluppato il gioco, hanno cercato più di non prenderle che cercare di darle. Io nel calcio la vedo diversamente, bisogna darle, cercare di fare un gol in più e vincere. Cioè, partita valida sul piano agonistico ma non su quello tecnico. Zero, sì. Non si è visto due passaggi di seguito. La paura di perdere. Credo che sia questo, perché sono ragazzi che giocano da 4-5 anni insieme, cioè un po' di tecnica e tattica ce l'hanno, ma non si è giocato sulle fasce, per niente, non si è sviluppato un bel gioco, ecco, è stata una partita tutta contratta a non perdere. Era una cittadina, un derby. La cittadina e nessuno voleva perdere, certo, sicuramente. È stato questo il motivo, almeno, nel mio giudizio.